Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Vi lascio tutti i riferimenti giù in info box, sia il link del gruppo sia i link dei canali che partecipano a questa collaborazione, così potete andare a vedere anche tutti i loro video. Oggi parliamo del modo in cui coccoliamo la nostra pelle e poi vi faremo vedere un profumo per San Valentino. Io quando si parla di prodotti per la cura della pelle, ovviamente penso proprio dall'inizio della giornata alla fine, quindi partirò dal bagnoschiuma, vi farò vedere un deodorante, creme corpo, creme mani, creme viso e poi uno struccante, perché secondo me la cura della pelle va proprio considerata nella totalità della giornata. Però io parto dal profumo per San Valentino perché è sempre lo stesso. Essendo una persona che non è appassionata di profumi e che non ne acquista mai, io vado sempre su quello che è il mio preferito, che è il J'adore. Quindi non vi sto a ripetere ancora una volta tutta la pappardella sui profumi e sul fatto che io ne uso pochi. Vi dico, utilizzo il J'adore sia che sia San Valentino, sia che sia Pasqua o che sia un'altra data, non importa. A me piace questo e uso questo, quindi non ho molto da dire. Invece, per quanto riguarda la cura della pelle, ho molti più prodotti da farvi vedere. Come dicevo, partirei dal bagnoschiuma perché è proprio il primo prodotto che al mattino, quando mi alzo, vado a mettere sulla pelle. Ve ne faccio vedere due, anche se ne ho tantissimi, però dovevo fare una selezione, quindi anche per quanto riguarda creme corpo, creme mani, eccetera, ho selezionato solo qualche prodotto, altrimenti viene un video lungo 2 giorni. Il primo che voglio farvi vedere è questo bagno doccia al cocco della Biolis Nature. Questo è un bagno doccia con il quale mi sono trovata benissimo, soprattutto in un momento in cui ho avuto un problema cutaneo, avevo bisogno di utilizzare qualcosa di molto delicato e questo effettivamente lo è stato. È praticamente al 98% fatto con ingredienti naturali. Non mi ha dato nessun fastidio, non mi ha irritato la pelle, ha una profumazione di cocco delicatissima. Quindi io ve lo straconsiglio. L'avevo anche pagato abbastanza poco, non mi ricordo la cifra esatta, però comunque per essere un 400 ml di prodotto avevo pensato che comunque costava abbastanza poco. Poi un altro bagno doccia che utilizzo invece solo ed esclusivamente perché mi piace, quindi non perché magari faccia bene alla pelle arrossata, questo va bene per una pelle normale, diciamo così, però è il Palmolive Gourmet. Questo è un doccia crema, è molto cremoso e ha un profumo di cioccolato inebriante. Quindi, quando io ho voglia di sentire sulla mia pelle la profumazione di cioccolato, utilizzo questo. Inoltre, siccome ci stiamo avvicinando a San Valentino, si parla anche di cioccolatini, di baci perugina, secondo me un bagno doccia al cioccolato ci stava bene inserito in questa carrellata di prodotti che vi farò vedere. Poi, dopo la doccia, che cosa si fa? Di solito ci si mette il deodorante e io ho deciso di inserire anche questo prodotto perché credo, essendo un prodotto che si utilizza tutti i giorni, che sia importante sceglierne uno che sia delicato sulla vostra pelle e io ho scelto il Dove. Questo è Go Fresh, però ho provato veramente tutte le linee, tutte le profumazioni, è veramente una marca con la quale mi sono sempre trovata benissimo e scelgo questo perché è l'unico deodorante che non mi ha mai dato nessun problema, né di arrossamento né di irritazione, funziona benissimo perché comunque fa il suo lavoro di deodorante ed è veramente, secondo me, il migliore per quanto riguarda la mia pelle e le mie caratteristiche, perché ovviamente quando si parla di deodoranti dovete anche considerare qual è il vostro livello di sudorazione, perché questo è ovvio, la funzione del deodorante va in base anche a questa caratteristica. Io sono una persona che non suda mai, quindi è molto semplice per me trovare un deodorante che funzioni perché ci vuole poco. Però è più difficile trovarne uno che non mi dia fastidio alla pelle a livello proprio di arrossamento e di irritazione. E questo per me è top, promosso su tutta la linea.
Poi vado ad applicare dopo il deodorante la crema corpo. In questo caso ne ho scelto una che si confà perfettamente al titolo del video, che è Come coccoliamo la nostra pelle, perché ho scelto fragola e cioccolato. Avevo comprato questo mega barattolone di crema corpo su Notino, ha un profumo eccezionale di fragola e cioccolato, ma devo dire che fa anche bene il suo lavoro, perché la pelle mi rimane sempre morbidissima, vellutata e delicata. Profumata, perché comunque non è una profumazione eccessivamente forte che poi magari una volta sulla pelle vi dà fastidio, rimane molto delicata e quindi a me piace tantissimo. Lo utilizzo soprattutto nelle gambe perché comunque è la parte diciamo che ha più bisogno di essere idratata. Non l'ho mai utilizzato sulle braccia, ad esempio, però mi sono sempre trovata benissimo. E un'altra crema corpo che devo dire mi piace molto è questa qui di Bottega Verde al pepe rosa. Questa è in formato mini size perché io poi me le porto anche in vacanza, quindi compro spesso anche formati più piccoli. Ma devo dire che questa mi piace moltissimo sia come crema idratante che come profumazione. Poi come crema viso ne ho selezionato una sola perché ho fatto un video specifico in cui ve ne facevo vedere 5, quindi non mi soffermo di nuovo su questo discorso delle creme viso, però vi faccio vedere questa che è acqua alle rose, in particolare idratante, protettiva per pelli sensibili. L'ho conosciuta da poco, ma mi sta piacendo veramente tantissimo, quindi si è meritata la selezione per questo video perché davvero è molto idratante. Io avevo la pelle della fronte molto secca, quasi squamata. Ho utilizzato questa crema e il giorno dopo avevo la fronte vellutata, quindi per me è stato un semi miracolo e quindi ovviamente ve la cito. Non mi soffermo troppo sulle creme mani perché sul mio canale c'è già un sacco di materiale, però ne ho selezionate comunque tre, due in particolare vanno bene se avete la pelle molto screpolata, molto secca, se avete l'arsura e quindi diciamo per effetto un po' più curativo, e poi ve ne faccio vedere una che invece è solo una coccola per le mani, anche se comunque è idratante, però è diversa comunque rispetto a queste. Questa è Neutrogena crema mani e unghie e devo dire che mi ha riparato le mani in un momento in cui avevo un'arsura veramente terribile, avevo i tagli sulle mani e questa mi ha risolto il problema. Un'altra crema meno potente forse, ma altrettanto buona per una pelle molto screpolata, nel mio caso è stata questa, Nivea Nutriente Vellutante. Questa anche come vedete è praticamente vuota perché la utilizzo spesso inverno, ha avuto su di me un effetto molto molto idratante, quindi è andata un pochino a prevenire anche l'effetto pelle secca, l'effetto screpolatura, però l'ho utilizzata comunque in due situazioni diverse. Quando ho usato questa ero in una situazione veramente disperata, quindi avevo bisogno di riparare la pelle. Invece questa è stata più come effetto preventivo, però ha funzionato comunque molto bene. Invece se io voglio semplicemente coccolare la pelle, tenerla idratata, ma non ho comunque una situazione di tagli sulle mani o di arsura veramente grave, utilizzo questa, la Mela Rossa di Yves Rocher. Questa era un'edizione limitata, quindi non la trovate più. Però io ve la faccio vedere lo stesso perché fra tutte le creme mani che ho, e ne ho veramente un'infinità, ultimamente mi sto rendendo conto che questa la utilizzo proprio se voglio coccolare le mie mani e quindi insomma ho deciso di farvi vedere questa. Poi come ultimo prodotto vi faccio vedere uno struccante perché lo utilizzo a fine giornata. L'ho scoperto da poco, ma devo dire mi sono già innamorata. E si tratta di questo che ho comprato alla Coop, proprio della marca Vivi Verde Coop. È una mousse detergente, ora vi leggo bene quello che c'è scritto, per pelli sensibili con estratto di calendula, estratto di camomilla provenienti da agricoltura biologica con azione addolcente. Questo va a struccare la pelle molto in profondità. Io tenete presente che utilizzo il fondotinta, utilizzo la terra per il viso, utilizzo il correttore, utilizzo il blush, quindi io sulla pelle metto un sacco di roba. Questo mi fa veramente un effetto molto molto struccante, quindi è molto efficace perché va a struccare a fondo e quindi devo dire che mi sto trovando molto bene. È una mousse, quindi è sufficiente metterla sul viso e poi risciacquare con acqua calda, niente di complicato.
e devo dire che è un prodotto che sicuramente andrò a riacquistare una volta che sarà terminato. Questi sono tutti i miei prodotti per coccolare la pelle, per tenerla comunque in buono stato. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti. Vi ricordo di andare a vedere i video delle altre ragazze che hanno partecipato. Io, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.